who is going to speak with us. He founded in 1991 Community in Dialogue, a wonderfully innovative way of helping young adults in the struggle against addiction, alcoholism, and social disorders. In his own lifetime, Father Mateo has seen that program grow and spread into six other countries. And it's a testimony to the insight and his own love for those people whom he has been called to serve. I invite you now to welcome to the podium, Father Mateo. Grazie al Presidente che fa in modo che il Parlamento sia davvero dei cittadini europei. Io 26 anni fa iniziai un'esperienza che dovrebbe essere di ogni essere umano, farsi accanto ad ogni persona che si trova in difficoltà, farsi accanto sapendo che le difficoltà sono di ogni essere umano. 26 anni fa, dico come iniziai, un papà mi lasciò letteralmente in macchina un figlio tossicodipendente e andò via disperato. Nel vedere quel giovane molto sofferente, nel vederlo quasi annullato, mi vissi proprio la sensazione di volermi spogliare di tutto, perché non si trovassi in difficoltà, e mi vissi la paura che potessi mettere un peso maggiore su quello che il giovane aveva. In questi anni mi sono accorto che la tossicodipendenza dovrà costringerci a ripensarci e a migliorarci tutti come famiglia umana. Perché dietro le dipendenze sappiamo come distruggono la persona. Ma è uno sbaglio che i giovani fanno perché non trovano risposte adeguate al loro desiderio di vita. Non trovano dove poter scoprire un senso per la propria vita. La comunità in questi anni si è venuta a trovare tutto così, noi diremo casualmente, in Perù da 13 anni, in Colombia da 8 anni, in Ucraina, in Argentina, un'esperienza anche di inserimento lavorativo di giovani in Africa, in Camerun. Ma chi è andato a portare la speranza a quei giovani sono gli stessi giovani che prima avevano il problema. Sono loro che dal sentirsi un problema per la famiglia, per la società, sono diventate delle risorse incredibili di umanità, di attenzione, di vicinanza e di speranza. Perché nessuno meglio di loro può dire: io stavo nella tua situazione. Anche per me tutto era finito, ma oggi io vivo, gioisco di vivere. E in questi anni migliaia i giovani che sono passati per l'esperienza sono delle coscienze critiche dentro la nostra cultura.
Nessuno meglio di loro sa che cos'è, qual modo di pensare, di comportarsi, della cultura più generale che ha determinato il loro disagio. Nessuno meglio di loro lo sa, perché l'hanno pagato, producendo in loro proprio quel malessere che è il sapore della morte. Ma nessuno meglio di loro sa che cos'è che li ha aiutati a rivivere. Nessuno meglio di loro sa quale cultura c'era sotto in tanti comportamenti eccessivamente materialisti, individualisti, in cui i giovani sono stati ridotti e si sono pensati soprattutto come corpo. C'è un centro in comunità che ha scritto questa frase: viviamo in una cultura che privilegia i corpi ben sviluppati, le menti quasi sviluppate e i cuori sottosviluppati. L'esperienza mi ha portato a fare questa riflessione. In comunità sono venuti di diverse culture, da 52 nazioni, di varie religioni, ebraica, musulmana, credenti e non credenti. Tutti si sono ritrovati e incontrati in una verità che oggi quasi dimentichiamo di perdere, ed è la nostra verità fondamentale. Siamo creature, e quando come creature sperimentiamo i nostri limiti, c'è bisogno solo di una cosa: in chi soffre, in chi si è perduto, in chi si sente distrutto, solo di una cosa c'è bisogno: di amore. Amore che è la risorsa più grande nella nostra umanità, perché è legata all'essere della persona. È quello che il Creatore ha messo come possibilità in ogni essere umano. La droga ci ricostringe e non va affatto diminuendo. Purtroppo si va normalizzando, purtroppo si riduce solo a curare le conseguenze dell'abuso, si medicalizzano le situazioni, le cure sono necessarie, ma non sono risolutive. In tanti anni loro sono diventate queste coscienze critiche. In Italia, quando mi accorsi che c'era la convivenza tra giovani credenti, non credenti, musulmani e ebrei, mi posi la domanda: perché qui vanno d'accordo? Perché si aiutano? Perché hanno rispetto? E la risposta che trovai è perché loro avevano riscoperto la verità della loro povertà umana, che li faceva sentire uguali, uguali. E allora pensai di coinvolgere in più di qualche incontro lungo gli anni sia specialisti, medici, psichiatrici, in convegni, in cui la conclusione veniva fatta da un momento anche in cui c'è stato sempre il Rabbino Capo di Roma, i segni, uno del Centro Culturale Islamico, Ashur, Shaloya, e ci si è trovati a parlare: ma quale Dio l'umanità è espressa in questi giovani? Quale Dio siamo chiamati a presentare, partendo dalle scritture, dai nostri libri? Cosa Dio dice dell'uomo che tribola, che soffre? E il Dio, si trovarono a parlare quasi
in uno stesso linguaggio. È il Dio della bontà, delle viscere di misericordia, il Dio tenore e padre, come c'è espresso in tutte le religioni. La mia famiglia vincenziana mi viene da dire, come fratello tra fratelli con molta umiltà, San Vincenzo ci diceva che i poveri sono i nostri maestri. Bisogna ascoltarli, non solo per le loro necessità, ma per la visione che si fanno della vita mentre vivono quelle necessità. Come ci vedono, come vedono la società. I giovani in comunità io li chiamo gli svegliarini della società, perché nessuno meglio di loro sa che cos'è che li ha portato alla deriva, alla distruzione, ma nessuno meglio di loro sa che cos'è che li ha fatti rivivere. Molti di loro, quando vivevano, volevano morire. Oggi ho visto giovani che casomai, dopo aver ripreso la loro vita, usciti dalle dipendenze, ritrovato una dignità, e poi casomai un tumore, la malattia dell'HIV, li mette alla prova, e loro esprimono in quelle condizioni la vita nel modo migliore, nel modo più grande. Sono persone che mentre muoiono vivono. Avrei a centinaia di testimonianze di questi giovani. Il presidente Tajani li ha conosciuti, e da quanto li ha conosciuti, li ha stimati, li ha incoraggiati, e c'è stato sempre vicino, ci ha sempre incoraggiato. Un'ultima annotazione mi verrebbe, ho visto che c'è anche la commissione della cultura e dell'educazione, no? All'interno del Parlamento europeo. Chissà, per il futuro dei nostri giovani, non ascoltare quei giovani che nella nostra società, in tutto il mondo, ma soprattutto nel nostro mondo occidentale, sono caduti nella droga. Ascoltare chi ne è uscito. Il problema non sono le sostanze, che certamente sono morte e distruggono. Il problema è i disagi, il malessere che si vivono e che li porta a usare sostanze. Mi piacerebbe tanto, anche qui sono presente 9 giovani che hanno finito il programma, perché l'onorevole Tajani, il presidente, da vari anni li porta come premio alla fine del programma qui a Bruxelles, perché si sentono dentro una famiglia molto più grande, dentro una istituzione dove i grandi valori, e perché dobbiamo aver paura anche di parlare all'interno del Parlamento dei valori ebraici cristiani o le famose radici cristiane. O io rispetto tutto, io sarei pronto ancora a spogliarmi davanti a chi crede diversamente, quindi proprio per non creare problemi. Però che cos'è questa paura? Ascoltiamo questi giorni anche all'interno delle nostre fedi, ascoltiamolo, che hanno molto da dirci. Grazie dell'ascolto.